Buongiorno gente, sto traslocando, sto portando tutta la roba. Ho una faccia distrutta perché ieri abbiamo festeggiato per questo nuovo inizio e adesso ho tutta la roba di là, in un'altra casa. Oddio. Cioè, hai capito che io sono qui e che vivo insieme a te? Ti rovinerò la vita! Sei pronta a pulire tutta la cucina insieme a me? Insieme, sì. Ho fatto un cazzo io. Aspirapolvere. Pagata 30 euro riesce a estirpare tipo la foresta dell'Amazzonia. Abbiamo comprato anche il Dyson. Ah no. Si parte sempre dal basso. Allora ragazzi, ci siamo, puliremo la cucina. Stiamo per partire in questo lungo viaggio nelle mura della mia casa, la mia nuova casa. Di là c'è lo studio, non ve lo posso far vedere perché non c'è in questo momento lo studio. Sì. Spacchiamo tutto sulla radio del sud! Allora, no, un attimo, mettiamole così. Sarà così. Va bene. No, guardi. Da solo? A musetti rimanetti. Guarda, aspetta. Madonna. Va bene. Questa è la sua bici, tra l'altro. Cioè, sembra, metto la mano avanti, vedete? Siccome lei è 1,30 m, cioè la bici è grande quanto la mano, no? È come quei reel dei nani, no? Che sono i nani che tirano, che fanno palestra con la corda, poi in realtà sono più tirando il cordino del pantalone. Fai se ci pula puli se ti accappa il fuoco. Come on, baby, where can I sit? Allora, riparto i cuscini. Abbiamo finito adesso di... Non abbiamo ancora finito di pulire. 6 ore, tipo. Non posso dire di essere stanco, perché c'è gente che si stanca molto di più nella vita di me. Quindi io non posso permettermi di essere stanco. Giusto, sei giovane e forte. Non hai mai fatto queste cose nella tua vita. Infatti le farai tu. Scherzo. Allora, gente, abbiamo fatto un po' di roba. Domani continuiamo con tutto. Allora, ragazzi, secondo giorno, sono andato a prendere tutti gli oggetti che ho lasciato nello studio, a casa di Yuri. Sto prendendo lo studio e lo sto portando a casa mia. Sono pezzato da far schifo. A Milano ci sono solo 74 gradi ed è poco, in questi giorni è un clima vivibile secondo me, 74 gradi. Tutta la calma del mondo, ovviamente, cioè, mi ha detto di vederci qua alle 5:30. Sono quasi le 6. Ma questa è la normalità, per Yuri Gordon, dico, per chi lo sapesse lui. L'uomo che mi ha salvato la vita in questi mesi. Ok, lì sotto c'è la cam. Eccola lì, bottiglie. E questa è tutta la situazione. E qua c'è la sedia e il letto in fondo, raga. Ah! Buongiorno, come stai? Questa sarà la mia vita, farà lei tutto, io sono invece non faccio niente. Giorno? 3. Mamma. 3. Prima volta avrò un viaggio con Silvia. Dove ti porterà? Veramente ti divertirai. Ragazzi, scusate, ma oggi non ho ripreso nulla perché ho dovuto pulire tutta la casa da cima a fondo. Lo studio è praticamente quasi pronto. In più oggi sono stato sfidato da Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo a fare una challenge bellissima. Poi di colpo, tac, si tocca la lattina e la lattina si schiaccia in modo incredibile. Vi sfido. Ciao Giova, accetto la tua sfida. E non è finita qui ancora. Però tutto sta prendendo forma, sono contento e da settembre a tra poco. Adesso voi vedrete un stacco, ma ci sarà il giorno dopo. Giorno 4, com'è la convivenza? Però non mi esprimo. Ma dai che sei gasata, sono un grande, sono. No? Fa schifo? Vabbè, oggi andiamo all'IKEA, dobbiamo prendere un po' di roba per la casa. Ciao! Questa è la roba. Sono io. Questa è la roba. Sono io. Questa è la roba. Questo sono io. Aspetta, tutta? Tutta? Sì. Quella brutta? Quella brutta è fatta? No. Fatta pipì.
Adesso si parte con gli acquisti, andiamo a comprare tutta la roba che ci serve per la casa. Le mie giornate finiscono sempre a petto nudo sul letto. E sai cosa stai riprendendo? La cucina. Siamo tornati dall'IKEA. Abbiamo speso un po' di soldi. Non vi dico quanto perché sembrerebbe scortese dire la cifra, però. Una cospicua cifra. Si dice in italiano, tu che sei italiana. Ma chi sei? Io sono siciliano. Cosa faremo stasera? Usciamo? Perché siamo carichi. Dove andiamo? Al Magnolio. Cosa c'è? A Tecnaz, figlia. Buonanotte. Dobbiamo rimanere a casa? Vabbè, una seratina ci sta. Stanco morto sono. Giorno 5. Siamo tornati a casa alle 4, mezzogiorno e mezza, non abbiamo combinato nulla. Come va? Bene, tutto sotto controllo. Ci vediamo dopo, ormai i nostri vlog sono... Ci facciamo vedere dall'inizio della giornata e la fine. Qualcosa vi farò vedere di oggi perché sarò a casa. Poi andrà a Como, si farà i cavoli suoi, 5 giorni con me è troppo. Quindi ho bisogno di staccare e bere del vino. Quindi ci vediamo durante la giornata. C'è un video così. Babba via. Ciao, ciao a tutti. Che sushi. Tu vlogger? Buongiorno raga, giorno 6. Mi sono svegliato dai miei oggi, ho dormito qui. Ho fatto tardi anche ieri. Però vado a vedere anche una mostra oggi, quindi devo capire bene se andare alla Pinacoteca o invece ad Armani Silos, perché oggi è la prima domenica del mese. Ogni prima domenica del mese a Milano tu gratuitamente puoi accedere ai musei, quindi è un'iniziativa molto figa. Comunque sì, questo sono io. Sì. Asagai. Ok, oggi Pinacoteca di Brera. Ma si può riprendere qua dentro? No, non si. Sempre debole che ci mettono. Così lo becchi sicuro. No, questo è l'unico, mi pare che sia l'unico quadro che lui abbia accettato in casa. Sì, lui non l'ha forse ritrarre, però secondo me questa cosa la vedi, cioè che sguardo il dipinto. Sì, sì. In realtà, cioè lui non amava farsi ritrarre. E questo diventa potente, secondo me, nel complesso, no? Ma dici? Questo cos'è? Il famoso? Bacio. Che roba cringe abbiamo fatto. Torniamo a casa. Per questa notte... Brava. Lo facciamo finire qua il vlog, diciamo. Dopo questi 7 giorni. Domani è il settimo. Il settimo giorno si conclude tutto. Sei contenta per ora? Un pochino? Sì, dai. Sono le 6. Non riesco a dormire, ragazzi. Sono gasato, ho il cervello che va. E volevo ringraziarvi. È un periodo strano. Ho paura per come andrà. Però sono emozionato perché... è una roba nuova per me e stanotte non ho chiuso occhio completamente perché vabbè che sono un tipo ansioso io, però tutto questo mi fa pensare, è una cosa, un percorso nuovo, quindi speriamo che andrà tutto secondo i piani, ma sono sicuro che sarà una figata. Giorno 7 amici, 7 giorni sono passati da quando sono andato a vivere da solo, sto andando a prendere ancora le ultime cose dopo una notte insonne, non ho dormito nulla. Ci stiamo avvicinando alla fine del vlog ragazzi, di questo vlog, poi vi farò vedere bene casa e lo studio, non ve lo spoilerò adesso e ci vediamo al prossimo video. Devo chiudere il vlog.
E cos'è? Scusa, quello che ti sta accadendo. Vedi?